commenta il fatto del giorno Walter Barberis, storico. Il Trattato di Versailles, forse il primo gesto giuridico di una sanzione dei vincitori nei confronti dei vinti. Il Trattato di Versailles chiude la Prima Guerra Mondiale. È un trattato che sigla sotto il profilo giuridico le sanzioni che devono essere comminate sostanzialmente alla Germania, ritenuta responsabile del primo grande conflitto. In realtà gli alleati, le potenze vincitrici, non sono affatto d'accordo sulla misura di queste sanzioni e sul loro significato. La Francia, che ha subito i danni maggiori dalla Prima Guerra Mondiale, insiste moltissimo con il suo ministro Clemenceau perché la Germania paghi durissimamente. Una cifra spropositata, 132 miliardi di marchi oro, più la perdita di territori sia in Prussia, sia in Alsazia, sia nelle colonie. Gli Stati Uniti non siglano questo trattato, sono per l'autodeterminazione dei popoli. I tedeschi impugneranno questa posizione americana e la loro autodeterminazione sarà il Reich millenario. Il Trattato di Versailles lascia una Germania rancorosa e una Germania sostanzialmente anti-europea, anti-occidentale, anti-libertaria.